E benvenuti in questo nuovo video, soci! Come state? Spero tutto bene. Nel mentre andiamo a parlare, andiamo anche ad aprire i nuovi Star Drop di Brawl Stars. Ma detto ciò ragazzi, quest'oggi in questo nuovo video andremo a fare una cosa molto molto carina. E infatti già vi dico di inviare questo video ai vostri amici. Perché? Perché andremo, per ogni brawler esistente su Brawl Stars, andremo a giudicare le proprie abilità migliori. Ad esempio, gadget migliore, star power migliore, gear migliore. Insomma, fare il setup per ogni brawler del gioco. Ma detto ciò ragazzi, andiamo anche ad aprire l'Insta Drop, perché a me personalmente mi manca solamente Edgar e Mortis. Quindi se troviamo uno Star Drop leggendario, spero mi escano loro. Siccome non so per quanto tempo queste skin rimangano ancora su Brawl Stars, e vorrei riuscire a completare tutta la collezione. Anche se non lo so, ho i miei leggeri presentimenti che non ci riuscirò. Comunque ragazzi, vediamo un po'. Allora, inizieremo ovviamente il video da Shelly, così proprio dal brawler comune per eccellenza, anche perché è l'unico che ormai è rimasto su Brawl Stars. Poi la mia domanda è: ma da quanto tempo è che Supercell non rilascia un brawler raro? Cioè, saranno passati credo almeno 2 anni? Ok, va bene. Comunque, allora, non sta uscendo granché. Ma io, è una cosa assurda, ieri in live avevamo trovato di tutto. Oggi mentre faccio il video no. Ma vedete questi, di Supercell. Ma dammelo qualcosina, sono 17 star drop. Oh ragazzi, l'abbiamo trovato. Non è uscito, è uscito l'hypercharge di Gelindo, che comunque ci sta. Cioè, dato che comunque io Gelindo lo devo rankare prossima stagione, che dobbiamo fare più di 100.000 trofei, serve veramente l'hypercharge. Detto ciò ragazzi, credo gli star drop siano quasi finiti, stanno diventando infiniti ed eccoli qui. Ed eccoci qua soci, vi ricordo di iniziare a lasciare un bel like qui sotto e anche una bella iscrizione se ancora non l'avete fatta. Detto ciò ragazzi, iniziamo dal primo brawler e ce ne sono 86 da fare. Eh già, questo è il setup migliore per Shelly, è un brawler anti-tank, quindi gli diamo un bel gadgettino in più che comunque non fa male per anche nei matchup da lontano. Magari dopo che rompe la lane. Detto ciò, io personalmente uso come abilità stellare Cerotti, e a livello competitivo pian piano sta iniziando ad essere utilizzata anche di più. Ma perché l'altra rallenta solamente per 2 secondi, e ormai su Brawl Stars rallentare per 2 secondi non ci fa praticamente nulla con tutti gli stun e gli slow che ci sono. Quindi ovviamente star power migliore Cerotti tutta la vita. E dopodiché gadget dello scudo, perché comunque è un brawler mediamente fisico. Andiamo con Nita. Allora, Nita io la gioco normalmente così, ma se ci troviamo in rapina vi ricordo di cambiare ovviamente la star power. Per il resto andate con questo setup, andate tranquilli. Colt, brawler giocatissimo in questo momento, specialmente in rapina, e proprio per quello dobbiamo andare a fare danni sulla cassa. Quindi andiamo a usare un bel equipaggiamento di ricarica dei colpi e anche un gadget che ce li va a ricaricare. Dopodiché ovviamente abilità del movement per poter doggiare brawler che magari hanno più range e con un solo colpo ci levano più danno, tipo Piper. Andiamo con Bull. Bull è un brawler che deve fare oggettivamente solo danni, e proprio per quello abbiamo il gear dei danni. Si deve avvicinare, abbiamo il gear dello scudo, e ovviamente per sparare più velocemente abbiamo la star power Furia, che se Bull ha poca vita va a sparare più velocemente. E per andare a killare con più precisione i propri nemici anche da lontano, utilizziamo la ulti con il gadget freno portatile, che praticamente ti fa fermare la ulti su un nemico preciso, e in più lo vai anche a sloware. Ed eccoci a Brock. Brock, un brawler che oggettivamente lo picchi per rompere i muri, e diamogli qualche colpo in più con questa star power. E il gadget oggettivamente devi spaccare i muri, quindi perché non usarlo, ma anche in combo con un gear in più. Scusate, un gadget in più. Il primo brawler veramente bellissimo da giocare, abilità stellare e il fuego, cosa che andiamo a levare ancora più danni con le ulti, che sono praticamente il nostro motore da battaglia. Detto ciò, equipaggiamento super ricarica, che così andiamo a ricaricare ancora più velocemente la nostra abilità più forte, che la ulti. E io personalmente uso questo gadget perché mentre ricarichi le prossime hit
puoi prenderti quel tempo lì dal nemico e sbarzarlo indietro e fidarti tranquillamente. Anzi, ti può far tranquillamente vincere un matchup che magari stai perdendo a livello di vita. Poi vabbè, lo scudo è ovvio, è un brawler tank, quindi ce lo butti. Bombardino, gadget essenziale, tonico curativo, è una bestia. E ovviamente proprio perché è una bestia non ne vogliamo 4. La star power invece dipende dal matchup, perché se hai contro brawler tipo Mortis, Kenji e così via, molto più aggressivi, io ti consiglio estremamente Tocca Sana. Se invece il gameplay della partita sarà molto molto lento, allora proviamo ad avere qualche danno in più. E come gear finale vi dico la visione, perché spesso e volte questo brawler si gioca semplicemente in canal grande, in cui i cespugli ci sono e quindi tocca avere la vision. Se in tal caso i cespugli non ci sono, allora potete andare tranquillamente con uno scudo. Pocho, brawler che personalmente ho portato a 1500 coppe ed è il mio brawler preferito, e questo è il setup, c'è poco da dire, l'importante è essere efficienti. Per il resto, riff aggressivo, star power fortissima, becchi tutto il tuo team, lo curi e levi danni ai nemici dietro i muri, assurdo. Per il resto io gioco Pocho in maniera molto aggressiva, quindi gli ho dato questi gear che gli permettono di avere molta 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 giocabilità anche a distacco del proprio team. Andiamo a parlare di Rosa. Allora, sicuramente il gadget liquido urticante, scusate se non l'ho proprio pronunciato bene. Comunque, questo gadget, ragazzi, essenziale, va a dare lentezza a tutti i brawler all'interno dei cespugli. Molto utile, ovviamente, eccetto Rosa. Detto ciò, gear della speed, perché Rosa si gioca solo nei cespugli, quindi la facciamo essere un pochino più veloce a differenza dei suoi nemici. E l'altro gear che vi dico è quello del gadget in più, che se volete non giocarlo, allora prendete quello dello scudo. E come star power, sai, Rosa gioca nei cespugli, erborista è più che utile, dato che guadagna 300 di vita al secondo nei cespugli. Andiamo con Jess, il brawler preferito di Lollo. Allora, il gadget, ragazzi, questo gadget se giocate rapina, questo gadget se giocate altre modalità. Star power invece è sempre questa, perché magari non riesce a colpire i nemici, allora nel dubbio colpisce la tua torretta, che tanto di rimbalzo qualcuno lo colpisce sempre. E proprio perché il nostro gadget è molto forte, quello lì che vedete attivo, siccome Jesse viene prevalentemente solo giocato a rapina, andiamo a far sparare un po' di più la torretta. Invece riguardante l'altro gear, potete giocare sia quello della cura, che a me piace tantissimo, oppure andate semplicemente a giocare quello dello scudo. Andiamo con il nostro Dynamite, ovviamente gadget carica assordente, come star power andiamo a levare dei danni in più, come gear andiamo ad avere un gadget in più, e come ultimo gear, ragazzi, io vi propongo o un bel damage, che comunque Dynamic quello deve fare, o se volete sempre gear dallo scudo, troppo rotto. Andiamo con Tick, questo gadget se la partita sarà molto lenta, invece se avete contro magari in ranked qualche brawler molto molto più aggressivo, tipo Mortis, Kenji, insomma avete capito, usate quest'altro per difendervi dai loro push. Detto ciò, andiamo con la star power, assolutamente questa, spariamo molto di più. Ovviamente gear testa dura, perché la nostra ulti ha più vita e può hittare più facilmente. Altro gear vi propongo, o lo scudo oppure il gadget in più. Andiamo a parlare di 8-bit, assolutamente questo gadget, perché si gioca in praticamente tutte le modalità. L'altro è carino, ma non è forte come il primo. Dopodiché questo brawler è lento, diamogli almeno qualche velocità, ad esempio nei colpi, quindi assolutamente il gear epico. Invece come star power vengono entrambe giocate. Personalmente io preferisco potenza danni potenziato. E poi come ultimo gear il gadget in più, perché 8-bit è un brawler lento, quindi non è che può schivare sempre tutti i colpi, allora per salvarci ogni tanto serve comunque tipparci alla base. Andiamo con Ricochet, anche se c'è veramente poco da dire, ormai questo qui è il suo set da sempre. Al massimo potete levare il gear mitico per mettere qualcos'altro, tipo i danni o lo scudo, però di base è sempre stato questo da anni. Gadget utile contro brawler che hanno veramente troppa vita, oppure ti saltano addosso tipo Miko o Edgar, li uccidi abbastanza tranquillamente. E poi vabbè, la star power, sai, ogni colpo che rimbalza sui muri leva più danno. Ricochet funziona proprio così, quindi ecco. Brawler giocatissimo, ormai praticamente veramente quasi iconico del gioco. Allora andiamolo a vedere. Star power, spariamo più velocemente. È un tank, gear dello scudo. Deve arrivare sotto casa perché si gioca molto in rapina oppure in brawl ball. Ma detto ciò, ragazzi, un gadgettino in più non fa veramente mai male.
oppure potete switchare con i danni, a vostra libera scelta. Modestamente, se lo gioco in rapina, preferisco avere il gadget in più che mi fa anche dei colpi in più mentre ricarica quelli normali. Io Penny la gioco in maniera molto particolare, infatti come potete vedere dal mio setup, che il gadget lo usano tutti, questa Star Power la usano tutti. Invece i gear, bene, i gear, allora, io utilizzo questo gear mitico per un motivo oggettivamente onesto. Il fatto è che Penny attualmente sta venendo giocata un sacchissimo grazie al suo overdrive che va a fare dei danni disumani. Perché non incrementare quei danni? E invece riguardante il primo gear potete switcharlo. Potete mettere anche la vision, che non è male, dipende ovviamente dalle diverse mappe, mi raccomando guardatele quando giocate le ranked. Dopodiché gadget in più sempre utile, perché comunque ti protegge dalle hit long range oppure da brawler che ti sono molto ravvicinati. E andiamo con Carl. Allora, gadget che leva tanti devastanti danni, ti colpisce, ti leva 740 danni per 4 secondi. Star Power essenziale se no non puoi giocare Carl. Dimenticati proprio di giocare Carl in partita senza questa Star Power, perché ti dà uno scudo quando usi la ulti. La ulti ti avvicini. Immagina usare questa Star Power più il gear dello scudo. Diciamo che sei un trattore. E comunque gadget in più, perché il gadget è forte. Questo brawler ha delle abilità tutte perfette, con le abilità anche del brawler. E andiamo con Jackie. Allora, gadget per farle dare molta più velocità, Star Power per riflettere un po' di danni sui nemici che va a subire il brawler, e dopodiché sui gear. Allora, Jackie prettamente viene usata in modalità in cui ci sono tanti cespugli, scusate, mappe. Quindi mi raccomando, usatela lì. Se in tal caso la volete giocare in mappe in cui non ci sono i cespugli, beh, che dire, il gadget in più è assolutamente necessario. E quindi andiamo a switchare però anche il primo gadget e andiamo, ragazzi, a giocare questa ricarica qui, perché ricaricherete con molta più velocità la ulti di Jackie. Non vi dico lo scudo, anche se Jackie è un tank, non vi dico lo scudo, perché questa qui fa andare Jackie in uno stile di gameplay più da team. Andiamo con Gas. Questo è il suo setup, molto tranquillo, molto semplice. Ah, mi raccomando, Star Power spirito guida, non quella lì che vedete solo perché non me la aggiorna. Andiamo a parlare di Bo, usato oggettivamente per rompere muri. Quindi usiamo il gadget che fa scaturire le nostre bombe in maniera molto meccanica. Detto ciò, andiamo anche a sparare tante frecce, perché la skill di Bo è quella di colpire con tutte le frecce del proprio arco. Quindi andiamo a velocizzare questa cosa. E più, ragazzi, abilità stellari. Ce ne sono due giocabilissime. Questa se ci sono troppi cespugli. Questa per una mappa più aperta. E poi io come gear ci gioco personalmente i danni, perché questo brawler già ne può fare tanti. Perché non farle fare ancora di più? Se in tal caso non mi va di giocare quella, io non vi dico lo scudo, ma la vita. Su questo brawler, ragazzi, la vita secondo me è veramente perfetta, perché vuole giocare in una maniera molto control comunque, e quindi ogni tanto tocca anche recuperare vita, che è secondo me una delle cose più skillate di Brawl Stars, saper recuperare la vita. E invece questa è Ems, un brawler che vuole tenere molto la distanza, quindi il gadget è da mettere per allontanare i brawler che combattono in maniera ravvicinata. Dopodiché andiamo ad incrementare i danni, siccome il nostro è un brawler DPS che vuole andare a fare danni per l'appunto, quindi facciamone avere ancora di più. E ancora di più con un gear del danno. Personalmente io solo gioco così, però ci sono due mentalità riguardante la Star Power. A me piace molto di più la Star Power che fa dash piccoli ma ti cura, invece di quelli che li fa lunghissimi ma letteralmente non li sai minimamente controllare, infatti vai a morire 100.000 volte. Quindi Star Power della cura, gear del gadget in più. E ora infatti andiamo a parlare dei gadget. Mappe con troppi muri, andiamo ad usare questo. Mappe tipo, che posso dire, arco doppio, che è una mappa molto lenta da giocare di gem grab. Bene, andiamo a dare la speed ai nostri compagni, quindi andiamo a giocare il gadget turbo. Riguardante invece il secondo gear, che non me lo aggiorna, gear dello scudo, non quello della speed. Signorina Piper, in mappe in cui si giocano molti brawler fisici, andiamo a giocare questo. Invece in mappe molto più ampie, tipo piena delle stelle, ovviamente il secondo gadget. Riguardante gear, su Piper abbiamo una scelta veramente ampia.
possiamo andare a giocare la Vision, se magari giochiamo in mappe tipo Canyon Boom Boom, per chi ce l'ha presente, una mappa iconica di Brawl Stars che se non la conosci, mannaggia a te, veramente da più o meno 5 anni che è in rapina quella mappa, giocatissima, non so se in passato era usata anche ricercati. Diciamo che alcune mappe nel corso degli anni su Brawl Stars sono rimaste le stesse, ma hanno cambiato semplicemente modalità, una cosa particolare. Per il resto potete giocare tutte e quattro gear, che sarebbero danni, gadget in più, scudo e vision. Dipende dal vostro matchup e contro chi avete in ranked. Invece la star power rimane sempre la stessa. Andiamo a parlare di Pam, un brawler che mi sta veramente molto simpatico. Come gadget che vi consiglio, ruba ferraglia, che praticamente va a levare gli slot delle hit dei nemici, quindi sbroccata, uno credo dei gadget più forti nella storia di Brawl Stars. Dopodiché, assolutamente il suo gear mitico, non c'ha senso. Dopodiché, questa star power che leva danni ai nemici, quindi magari mettete la torretta in qualche punto che possa curare voi che anche magari i nemici. E come ultimo gear, andiamo a capire. Buonissimo su Pam quello della visione, ma anche del gadget in più. Dipende un po', ragazzi, totalmente dalla mappa. Diciamo che riguardante Frank non c'è molto da pensare. Star power assolutamente la prima. Come gear assolutamente la speed. Come gadget dipende. Se siamo contro, diciamo, una comp che ci può stunnare, allora comprendo questo, tipo Dynamite. Se no si rimane sul secondo. E invece come ultimo gear vi devo dire, potreste giocare il gear del gadget in più, ma solamente se giocate anche questo gadget. Se no, ragazzi, rimanete così. Andiamo a parlare di Bibi, che questo qui è il suo setup per tutte le modalità. Literalmente non cambia. Quindi screenatelo e andate a fare il culo a un po' di gente. Andiamo a parlare di Bea. Gadget, ovviamente, questo. Star power, ovviamente, questa qui. Io non so chi usi questo, ma è un po' un pazzo. Poi gadget in più, perché il gadget di Bea è rotto, è veramente rotto. Invece come ultimo gear vi dico, potete giocare sia quello della difesa, che non è male, o quello dei danni, scelta vostra. Allora, andiamo a parlare di Yelz, un brawler che può variare tantissimo il suo gameplay in base alla modalità. Perché? Ve lo spiego subito. Questo è un setup che io consiglio estremamente molto perché questo brawler deve fare danni. Partiamo da questo principio. E in tutte le modalità del gioco tu lo giochi così. Eccetto per rapina, che vai a giocare il TP. Per tipparti subito sotto cassa e andare a fare i propri damage. Andiamo con Edgar, brawler giocatissimo con questo setup. Se volete cambiare qualcosina, togliete la super ricarica e vi mettete lo scudo. Questo è Griff e si gioca solamente con questo setup. Quindi che dire, congratulazioni, rompi tutti i muri e recupera vita praticamente ogni secondo. GG. E ora tocca a Grom, brawler che si gioca solo con questo setup. Gadget in più, danni, star power. E in più giochiamo questo gadget qui, tranquilli, non la torretta. Controllo radio, praticamente Grom, tutto il setup che vedete è incentrato sul controllo radio, perché prettamente Grom deve portare kill al proprio team. Siccome i danni li ha, l'unico problema è che sono molto facili da schivare i suoi colpi. Però Grom, ragazzi, lo andate a giocare magari in una rapina con questo gadget, entra il colpo, fa tanto. Specialmente se magari avete anche poca vita, il gear dei danni è, diciamo che secondo me, un 15%. Non dico che lo fate, però siamo lì. E andiamo con Bonnie. Ecco quel gadget che ci permette di andare molto più veloci, e la star power in modo da poter anche colpire i nemici con più facilità, siccome ci aumenta la gettata del nostro cannone, che sarebbe l'attacco base. E poi gli altri due gear, che dire, molto utili per il brawler. Lo fanno, diciamo, non li fanno finire così velocemente la propria benzina, dai. Ed ecco a voi Gelindo. Allora, Gelindo è un brawler i cui gadget sono praticamente inutili. Questo può essere giocato un tantino, ma praticamente il 90% è questo qui, cioè il secondo. Dopodiché, come abilità, io vi consiglio di più Inverno Rigido. Perché? Perché Gelindo è un anti-tank, e rallentare per un hit che voi tirate un tank per 0.5 secondi non si muove. L'altra è molto forte, però dipende dai brawler nella mappa. Se ci sono troppi brawler che rompono la mappa, ad esempio Stu o Griff, diciamo che questa star power qui non è più molto efficace, raffica impetuosa, perché se voi andate a lanciare un nemico tramite la vostra ulti su un muro, lo paralizzate. Però se il muro non c'è, che fai? Quindi nel dubbio comprate Inverno Rigido. In più, cosa che vi consiglio è gear dello scudino, perché comunque è un anti-tank.
Diciamo che se lo picchi, vuol dire che i tank, bravo, l'hai detto tu, ci sono. Invece, secondo l'altro gear, possiamo andare a modificare un po' di cose. Dato che ci sono dei tank, ci saranno anche dei cespugli. Quindi, gear della visione, veramente azzeccato. Se in tal caso non volete andare a giocare questo, mettetevi almeno una speed, vi servirà. Andiamo con Colette, brawler giocatissimo in rapina o comunque in mappe abbastanza aperte. Detto ciò, gadget più forte assolutamente questo, abilità Star Power, pressione fiscale, questo nome è un po' particolare ma va bene, fortissima perché deve allontanare i tank e i brawler che ha contro. Dopodiché, riguardante gear, vogliamo un gadgettino in più perché è troppo rotto, questo qua ti salva praticamente ogni volta che stai per morire. E dopodiché, come ultimo gear, ci andiamo a prendere un bel damage. E bel non c'è molto da discutere, questo è il suo setup e se non vuoi usare questo... usa quest'altro, diciamo che l'unica cosa che cambia è solamente un gear, quindi molto semplice da ricordare. In tal caso salva il video e iscriviti al canale per ricordarti tutti quelli che ho già fatto. Ed eccoci qui nella spazzatura con Ash, il brawler spazzatura. Allora ragazzi, ovviamente calmanti come gadget è fortissimo, è un tank. Col gadget recupera vita, funziona. Dopodiché come Star Power vi consiglio scatto di ira per andare a ricaricare molto velocemente la propria rabbia. E in più Ash è un tank, quindi sicuramente i cespugli ci devono stare. Quindi gear della speed, se questo gear non lo volete giocare, allora in tal caso vi consiglio la super ricarica per andare velocemente a ricaricare la propria ulti, perché la ulti di Ash può essergli utile, non tanto per la maniera offensiva ma difensiva. Però di base quello della speed sempre meglio. E poi gadget dello scudo molto forte. Se in tal caso quello dello scudo o quello della speed non lo volete mettere, un altro che vi consiglio è assolutamente il gadget in più. Ecco, secondo me questo setup è il migliore. Però sia la speed che la super ricarica li vedo piccati. Però, boh, secondo me, riguardante il mio stile di gioco, questo è il migliore. Poi fatemi sapere un po' voi quale preferite. Anche qui, ragazzi, c'è poco da dire. Lola si gioca solamente così. Questo è il suo setup. Se volete cambiare un gear, cambiate questo con uno della visione. Per il resto, sì, è tutto qui. E stessa identica cosa per Sam. Il suo set è solo questo, quindi screenatelo e buona fortuna. Grabbate tutti i nemici. Veramente andateli addosso, fateli tanto male e mi raccomando, le ulti usatele sempre sui muri. Ed ecco a voi la nostra cara Mandy, uno dei miei brawler preferiti. Signori, questo qui è il setup che mi piace di più. Però se nella mappa ci sono troppi muri, ad esempio rupe di Bell, cambiate gadget così colpite anche attraverso i muri. Se no non ci sono così tanti oppure volete semplicemente rallentare, andate col primo. Stessa identica cosa per Mesi. Il suo setup è fondamentalmente questo, non cambia. Se volete cambiare una piccola cosa, perché Mesi è un long range anti-tank, quindi comunque ci sono abbastanza cespugli, così Mesi va benissimo. Se ci sono uno o due tank magari che avete contro, switchate immediatamente questo e mettete la visione. E invece questo è il setup per Hank. Che dire, veramente molto semplice, un po' come il brawler. Vogliamo avere tanta vita e vogliamo fare abbastanza danni perché comunque le hit ci entreranno addosso. Detto ciò, abbiamo barricata che ci dà un pochino più di vita, un pochino più di scudo, più che di vita, e dopodiché andiamo un pochino anche più veloci. Bene ragazzi, parliamo di perle, qui c'è una casistica molto particolare, il fatto che metto tra i gear essenziali la visione. Vi spiego meglio, riguardante la mia esperienza di gioco, perle è un brawler che usi prettamente in mappe larghe e per andare a fermare qualche tank o comunque brawler in generale. E spesse volte la picchi per l'appunto in mappe in cui magari i migliori anti-tank sono stati bannati. E allora ti giochi Pearl, che può giocare anche non solo con contro i tank, quindi ha molti matchup giocabilissimi. Se in tal caso di tank non avete contro, vi consiglio di togliere ovviamente la vision e andare a giocare un semplice scudo, che è veramente tranquillissimo. È un gear che, come potete vedere, se siete arrivati fino a questo punto nel video, vedete che è un gear tra i più giocati. Detto ciò, andiamo con Larry Lori. Larry Lori, anch'esso semplicissimo, questo è il gadget più forte che ti cura il champ. Noi lo vogliamo usare 4 volte. Star Power che va a trasferire i danni su Lowry, così che siamo il lanciatore più solido del gioco. Infatti è un brawler che viene un botto nerfato. E in più come ultimo gear vi vado a tipsare
o quello dello scudo o quello della vision, perché molte volte si gioca dietro a dei muri in mappe in cui devi semplicemente andare a spottare. E ora ragazzi andiamo con Angelo, questo è il suo unico setup esistente, l'unica cosa che cambia dal secondo in realtà è semplicemente il gadget. Per il resto switchate loro due in base alla mappa. Questa se ci sono troppi muri, questa se la mappa è abbastanza aperta. Questo invece è il setup di Barry, gadget che allontana i nemici e in più ci cura. E questa star power ci fa sparare un tantino più velocemente, molto utile se usiamo la ulti, quindi abbiamo il nostro gelato sotto i piedi e andiamo a ricaricare le nostre hit. E giustamente parliamo anche del nostro nuovo brawler Shade. Allora ragazzi, che dire, gadget che ci facilita il colpire i nemici, star power che ci fa correre in maniera molto rocambolesca. Detto ciò andiamo a levare i danni perché questo brawler vuole portare a casa solamente le kill. E proprio per quello andiamo ancora più a facilitarlo con 4 gadget. Io gioco Mortis in una maniera molto differente da altre persone, però la maniera funziona anche bene. Andiamo a parlare di Mortis. Allora, assolutamente gear dello scudo, perché è un brawler che deve sostanzialmente andare ad avvicinarsi ai nemici. Vogliamo dargli un gadget in più e io come gadget uso tantissimo questo. Come abilità stellare ragazzi, allora, alcuni giocatori usano questa, io non so come minimamente facciano, è terribile. Vado io a giocare teatro raccolto perché... perché dato che tu sei un Mortis forte, e io penso tu sia un Mortis forte, vai a portare a casa le kill. E tu devi semplicemente andare a fare tanti danni, ma neanche proprio le kill, però devi fare tanti danni sui nemici. Se fai le kill, ancora meglio. E perché? Cos'è più bello ragazzi di fare una kill? Andare a recuperare anche la vita tramite la star power di Mortis. Questo è il setup migliore di Tara. Se volete cambiare qualcosina perché ci sono troppi cespugli, cambiate il gadget. Per il resto si gioca così e sempre così rimarrà. Uno dei miei brawler preferiti, rinominato da me, è il Grabador in una vecchissima live perché grabba un sacco. Allora ragazzi, che dire? Abilità star power, questa è l'unica giocata, l'altra... fate finta che non esista, recuperi vita, fai recuperare vita ai tuoi compagni, rotta secondo me come cosa. Ovviamente gear mitico per grabbare meglio, e siccome Jin è uno dei brawler che spotta meglio del gioco con il proprio attacco base, andiamo anche a dargli la visione. Se in tal caso i cespugli non ci sono, allora ragazzi andate tranquillamente su un gadget in più. E riguardante proprio i gadget, sì, la mappa è piccolina, andiamo a giocare, cioè con tanti muri, intendo per quello piccolina. Questo gadget qui che allontana i nemici, se no se è aperto tipo pieno delle stelle, andiamo a giocare spiriti vendicativi, che praticamente se nella tua zona di gioco hai i nemici davanti a un muro e non dietro a un ostacolo, tu lancerai un colpo che va dritto verso quel nemico. E ora andiamo a parlare di Maxine, brawler assolutamente da usare con un bel dash e con una ricarica di colpi molto più veloce. Gadget in più per essere ancora più veloci, e potete giocare o il gear dello scudo oppure il gear della vision se avete un mid con un po' di cespugli ed è anche ristretto. Ad esempio Campetto Incolto, mappa molto iconica di Brawl, spero tu la conosca in tal caso. Questo è uno dei setup più giocati di Mr. P. Se volete cambiare qualcosina vi consiglio l'ultimo gear. Potete andare a giocare quello epico che è molto carino. Andrete ad evocare sostanzialmente dei pinguini un pochino più forti. Ed ecco a voi Simino, questo è il suo setup, l'unica cosa che potete cambiare è la star power se in tal caso nella mappa non ci sono cespugli. Questo invece è il setup di Byron e non potete cambiare nulla, io ti obbligo a non cambiare assolutamente nulla, è quello perfetto, definitivo. Questo è il setup di Squeak e come i brawler prima di lui non puoi cambiare nulla, si gioca solamente così. È veramente compatto con questa abilità, non c'è bisogno di pensarne neanche altre. Allora, questo è il setup di Lu ed è veramente maligno per un motivo: spammi troppe ulti ed è molto bello se tu lo giochi e non ce l'hai contro. Vi spiego meglio. Il gadget che ho messo velocizza molto di più il congelamento sui nemici. Interessante, stunnate. Questo gear velocizza la ricarica della vostra ulti. E il punto è che questa star power velocizza anch'essa il congelamento dei nemici. È veramente una cosa odiosa. Questo invece è il setup di Ringhio. Allora, cose che potete cambiare ce ne sono. Riguardante gear, no, lasciate questi. Invece se andiamo a parlare delle abilità...
schedire su porta aereo è veramente forte. Viene giocata anche copertura tattica e mappe un pochino più ristrette, però dipende sempre da chi avete contro. Quello fa tanto la differenza, perché il secondo gadget è molto forte se avete contro dei lanciatori. È veramente essenziale, se no non ci vincerete mai. Invece la Star Power è utile a promozione sul campo se siete in mappe in cui giocate a stretto contatto con i vostri compagni. Quindi tipo, che ne so, degli KO oppure ricercati, lì ci può stare. Però sostanzialmente viene molto più giocato superiorità aerea. E così quando lanciate la ulti rompete anche qualche muro. Not bad, not bad. Ed eccoci qui su un grande dinosauro, Buzz. Allora, cosa che potete cambiare? Solamente gadget, perché il gadget che abbiamo messo ci dà sicuramente molto velocemente la ulti. Ce la dà proprio istantaneamente, quindi top. Invece quest'altro ti va a spottare nei cespugli. Utilissimo. Però il più giocato è questo qui, che rende Buzz molto più aggressivo. Questo invece è il setup di Fang. Brawler con tanta vita, allora andiamo a aumentarla con uno scudo. Gadget dello stun, abilità stellare di calci furiosi, non quella che vedete selezionata, perciò ho messo appunto questa schermata. Così se killiamo un nemico con la ulti ce la ridà subito. Questo è l'unico setup giocabile che vedrai mai nella tua vita di Eevee. Molti giocatori però, invece tu non lo fare, fanno un errore, cioè quello di mettere questa Star Power qui. Raga, è praticamente inutile, perché Eevee non porterai mai a caso una kill se usi questa Star Power. Riguardante i gadget delle Star Power, quelle là che vedete sono le migliori. E in più il gadget, ne vogliamo uno in più. Questo brawler di solito è stato utilizzato nella storia di Brawl Stars e credo continuerà ad essere utilizzato come spotter. Quindi per andare a trovare nemici nei cespugli gli diamo una bella visione. Se in tal caso non è questo il motivo per cui l'abbiamo giocato, ma magari per giocare contro Tara che gli toglie il gadget, anche la vision rimane sempre utile. Ma se volete mettere un altro, io cosa che vi consiglio ragazzi, andate con lo scudo, andate tranquilli. E qui arriviamo su uno degli anti-tank più forti attualmente mentre registro questo video di Brawl Stars, Otis. Otis, che dire, è un anti-tank che veramente spotta bene, leva un sacco di danni, riesce a neutralizzare ogni tipo di nemico, specialmente tank. E dato che è un tank, io gli darei un bel gear della visione. Se in tal caso non ne avete bisogno, potete andare a giocare tranquillamente con o una super ricarica per velocizzare le vostre ulti, che comunque sono forti. Cioè la ulti di Otis è forte, il nemico non può attaccare, è veramente rotta. E sinceramente, sì, ovvio, poi c'è anche lo scudo. Però secondo me l'ordine è gear della visione, super ricarica, scudo. Questo qui ottimo setup per Buster. Se nella mappa ci sono molti cespugli, in tal caso essi non ci siano, vai dritto col gear dello scudo. Questo è Gray e questo è il suo unico setup. Quindi che dire, GG e good luck, vinci tutte le partite. Andiamo con RT, un long range che a me piace abbastanza. Allora, il gadget lo abbiamo per incrementare i nostri danni, quindi abbiamo anche un gadget in più con il gear. Abbiamo l'abilità stellare che fa rimanere il nostro marchio per 3 secondi in più sui nemici. E dopodiché, dato che questo brawler vuole fare veramente un po' di kill da solo, o perlomeno portare i nemici a un minimo di vita per essere anche killati dai compagni, dai nostri compagni, andiamo a utilizzare il gear dei danni, che è veramente molto carino su questo brawler. Se in tal caso non volete giocarlo, tranquilli, c'è quello dello scudo sempre pronto, sempre solido, lì per voi. Anzi, se volete usate più quello dello scudo che quello dei danni, che quello dei danni è un pochino più calcolatorio. Quindi sullo scudo, sì, secondo me è anche meglio dei danni che ho detto all'inizio. Semplicemente questo è il setup di Willow. Se in tal caso non volete la visione, andate con quello dello scudo e andate tranquilli. Raga, Brawl Stars ormai è gear dello scudo. Riguardante Doug, vi propongo questo setup senza lo scudo, invece perché deve andare dritto dritto addosso al nemico e fargli tanta bua. Questo è il setup migliore per Chuck, perché viene giocato solamente a rapina, e se ci arriva con poca vita almeno abbiamo anche il gear dei danni, che comunque facciamo qualche dannino in più su cassa. Questo è il setup di Charlie e anche l'unico che esiste, quindi ti ripeto, batti tutti i tuoi nemici e vai dritto verso la vittoria. Sì.
Questo è il setup di Miko. Cosa possiamo cambiare? Solamente la star power. Se in tal caso giochiamo in rapina, perché andrà a levare più danni su ciò che non sono i brawler. Di base utilizzalo così e vai abbastanza sicuro, sì. Questo è il setup di Melody, c'è poco da dire. La sua arma migliore è la sua stessa abilità delle note musicali che gli girano attorno. Quindi per andarci a giocare veramente bene, il brawler si deve avvicinare ai nemici, gli diamo lo scudo per essere più resistenti e in più anche il gear in più che gli dà lo scudo. E poi vabbè, come abilità stellare gli andiamo ad aumentare semplicemente la velocità e i danni delle orbite che gli girano attorno. Quindi ci sta, è molto semplice. Ed ecco a voi Lily, che letteralmente ha solo questo setup. L'unica cosa che potete cambiare è togliere lo scudo, mettere danni. Finito, GG. Più o meno stessa cosa Clancy. Questo è il suo setup migliore. Gadget che va a velocizzare la sua ricarica degli stadi più velocemente. Abilità Star Power che va a sparare un pochino più di colpi anche andando a ricaricare i propri slot, perché ogni volta che elimina un nemico ricarica uno slot. Per il resto è un brawler anti-tank, mi raccomando i primi stadi saranno un po' difficili da rankare, ma già raggiunto l'oro e inizierai a capire che puoi sostenere un 1v3. Andiamo con Moe, che letteralmente per la mia esperienza di gioco questo è il migliore e unico setup. Qui ragazzi neanche vi propongo un cambiamento di gear, una visione potrebbe essere carina in certe mappe, specialmente Brawl Ball, Jump Grab. Però dipende dal matchup, anche la visione giocabile. In tal caso se volete cambiare un gear, togliete questo e mettete in un altro, tipo quella della Vision, sì, tranquillamente. Lo scudo deve rimanere perché questo brawler con la ulti va addosso, quindi serve lo scudo. Brawler recentemente aggiunto nel gioco, parliamo di Juju. Questo è il suo unico setup, che dire, può essere giocato in tantissime mappe. E secondo me la mappa migliore, ti do anche un consiglio, anche se in questo video non è il topic, giocala in ponte. In ponte mid è disumana, cioè giochi 1v2, è vero, è vero, è vero. E andiamo a parlare del primo brawler leggendario di questo video, cioè Spike. Allora, che dire ragazzi, questo setup va benissimo. Se in tal caso volete andare a spottare i nemici, perché il curvo ball che andiamo a giocare è questa abilità che praticamente le hit che lanci di Spike in realtà ruotano e colpiscono molto più velocemente i nemici, ma più che altro anche con più facilità i nemici, in tal caso andiamo a rimuovere il gear dello scudo e mettiamo la visione. Questo invece è il setup di Corvo, è veramente ragazzi assurdo, cioè questo setup non ha senso, è disumano. Andiamo a rallentare i nemici veramente molto con l'aiuto anche del gear. Vabbè, il gear mitico è essenziale, cioè sta cosa è sbroccata. I pugnali avvelenati di Corvo causano il 30% di danni in più, ok. E poi come star power andiamo a incrementare un pochino il veleno. Questo è il setup di Leon, un brawler che ha un gadget veramente buono a livello di team, un'abilità stellare che mentre usa la ulti gli recupera anche vita. Andiamo ad aiutare anche il nostro team con un gadget in più e poi un brawler che si deve avvicinare agli altri, quindi lo scudo va benissimo. Ecco qui uno dei miei brawler preferiti e questo è il mio setup preferito per questo brawler. Se in tal caso volete andare a cambiare qualcosina, potete andare a cambiare il gadget in più, aggiungendo magari una visione che in alcune mappe è veramente essenziale, perché comunque Sandy spotta anche molto bene. Però prettamente con questo qui mi trovo molto più safe, posso stunnare i nemici, anche se sono dei tank che mi vengono addosso, quindi Sandy potrebbe andare a morire, ho l'opportunità di andarmi a salvare. E questa è Ambra. Allora parliamo prima dei gear. Questo gear ragazzi, se non ce l'avete non potete giocare Ambra, cioè giocate tutto un altro brawler molto più scarso. Con questo gear oggettivamente Ambra ha una ricarica dei propri colpi veramente nettamente più veloce. Detto ciò, riguardante il primo gear, potete giocare o questo o quello dello scudino, però questo qui a me piace molto di più. Perché? Perché i gadget di Ambra sono forti. Siccome questo lo utilizziamo se magari contro abbiamo brawler che vanno molto fisici, tipo Miko, Edgar, Mortis, con questo veramente li fate tanti danni e anzi potete anche killarle, magari. Invece quest'altro gadget va un po' in combo, vi spiego meglio. Questo gadget, quando noi camminiamo, ci lascia dietro una puzza di benzina. Però, se noi utilizziamo anche questa star power, che va in combo col gadget, se noi siamo vicino a una pozza di benzina, ci ricarichiamo la nostra ulti. Quindi capite bene che voi startate con il vostro gadget,
avete la ulti, mentre usate il gadget vi ricaricate la ulti. Fortissima come cosa. Questo è il setup migliore di Meg, cosa che vi consiglio, potete andarlo a intercambiare con questa star power se avete contro dei brawler fisici, anzi se i brawler fisici nemici killano il vostro robot moriranno anche loro perché fate 2400 danni quando il vostro robot esplode. In tal caso abbiate contro solamente long range, andate di scudo. Ed ecco a voi ragazzi il nostro robottone. Allora andiamo a parlare della prima cosa fondamentale che è il gadget. Questo gadget nel corso degli anni su Brawl Stars non se l'è minimamente filato nessuno, ora sta venendo tantissimo riscoperto. Detto ciò ragazzi, abilità stellare essenziale per tenere il proprio livello di trasformazione alto. E detto ciò, gli altri gear, se volete potete tenere questi o in tal caso switchare il gear dello scudo con uno dei danni. Però di base, se volete giocare proprio sicuri e stare tranquilli con voi stessi, questo è il setup migliore. Povero Chester, che ti hanno nerfato. Che dire ragazzi, di questo brawler c'è solamente questo setup, quindi screenatelo, salvate il video. Insomma, buona fortuna con Chester, è stato un pochino nerfato mentre sto registrando questo video. Per il resto è comunque un brawler che gioca mediamente bene, non è il massimo, però qualcosa combina sempre. E anche per Cordelius questo è l'unico setup esistente. L'altro gadget è abbastanza buono, però quello del jump è nettamente meglio, perché Cordelius, oltre ad essere un anti-tank, con questo gadget possiamo togliergli una debolezza che lui ha, cioè i lanciatori, perché con questo gadget lui salta dietro il muro. Questo è l'unico setup esistente secondo me per Kit. Ce ne sono anche altri, sì. Però sinceramente questo qui per carità è carino, però questo rende totalmente più giocabile in autonomia Kit, dai su. Ecco a voi Draco, un brawler che non si vede su Brawl Stars da veramente molto. Che dire, il suo gadget è fortissimo perché può diventare invulnerabile per ben 2 secondi. E quindi noi vogliamo farlo diventare un po' più tosto e gli diamo un'altra opportunità. Detto ciò può andare a recuperare anche vita, e quindi perché non andare a giocare allo scudo se alla fine magari usa così tante ulti che arriva a maxarsi la vita, rinizia a ricaricare anche lo scudo, fortissimo. E per finire lo zio Kenji, che c'è poco da dire, è una bestia. E questo è il suo setup migliore. Detto ciò ti ricordo di iscriverti al canale e lasciare like, perché per registrare questo video ci ho messo tantissimo, siccome ho registrato per 1 ora e 20. Quindi che dire, grazie mille del supporto.